Buonasera a tutti. Questa mattina avete svolto la prima parte dei lavori, avete ascoltato che spesso vengono degli allontanamenti, vengono presi dei provvedimenti nei confronti dei minorenni, sì. E il compito che ho io è quello di cercare di rappresentare brevissimamente come avviene questa rete d'aiuto e quali sono le norme che disciplinano questi aspetti. Dunque, la Costituzione ha rovesciato ultimamente tutte le concessioni che assoggettavano i figli, i minori, ad un potere assoluto e incontrollato dei genitori. Ora, ovviamente, la Costituzione ha affermato il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità. Questo che sta a significare? Sta a significare che il fondamento costituzionale degli articoli 330 e 323 che andremo adesso ad affrontare è proprio questo, quello di tutelare un pieno sviluppo della personalità del minore. Allora, l'articolo 330 del Codice Civile disciplina l'ipotesi della decadenza dalla potestà genitoriale. Che cosa sta a significare? Significa che il genitore che ha violato o trasformato i doveri previsti dall'articolo 147, che sono che il triplice dovere del genitore, quello di educare, istruire e mantenere la propria, o chi abusa dei poteri inerenti alla potestà genitoriale, queste due condotte, se determinano un grave pregiudizio per il minore, determinano la decadenza dalla potestà genitoriale. La decadenza dalla potestà genitoriale comporta la decadenza dell'esercizio della potestà genitoriale, ma rimane per esempio l'obbligo nei confronti del genitore decaduto di mantenere il minore. Ora, chi è competente a disporre questi poteri? Ovviamente il tribunale per i minorenni. Il tribunale per i minorenni competente è il tribunale per i minorenni dove il minore ha stabilito il suo luogo di residenza. È un procedimento che si svolge in Camera di Consiglio, dopo di me ci saranno dei colleghi, il dottor Nestola, che vi rappresenteranno e evidenzieranno quello che è il grave problema del processo dinanzi al Tribunale per i minorenni. L'assenza quasi totale del contraddittorio. Cioè, non esiste all'interno del procedimento del Tribunale per i minorenni un contraddittorio. E questo è un problema grosso. Addirittura la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione che è stata ratificata in Italia nel 91, la Convenzione dell'89, che è stata sottoscritta a New York, prevede all'interno del procedimento dei dinanzi ai minorenni la voce del minore. Ciò dice la Convenzione sui diritti del fanciullo, che quando il minore dice dal minore, deve partecipare al processo, lo dobbiamo ascoltare, perché è parte integrale. Cosa che attualmente non accade. È il provvedimento questo 330, quello un po' più forte, quello che determina la decadenza, la possibilità di non poter più esercitare la potestà genitoriale, non si può più educare, partecipare alla dimensione, all'istruzione, all'indirizzo che si deve dare al figlio. Diverso dal 330 è il 333. Il 333 invece è un articolo che limita la potestà genitoriale del genitore, quando la condotta posta in essere dal genitore non è tale da dare luogo a una pronuncia di decadenza. Dice il legislatore, nel caso del 330 ci deve essere un pregiudizio particolare di una condotta posta in essere dai genitori che arrega un grave pregiudizio. Il 333 fa riferimento a delle condotte che possono sembrare meno gravi, ma che portano a una limitazione della potestà genitoriale. La differenza sostanziale tra il 330, che è quello che riguarda la decadenza dalla potestà genitoriale, e il 393, che è quello che limita la potestà genitoriale, sta nella valutazione del pregiudizio. Nel 330 il pregiudizio deve essere concreto e deve essere individuale. Nel 333 il legislatore dice non è necessario, il giudice non ha necessità di valutare la gravità del pregiudizio, non ha necessità neanche di valutare se sia verificato. Per l'applicazione del 333 è sufficiente il mero pericolo che ci sia pregiudizio. Quindi è una tutela ancora più ampia
è una tutela diversa dalla decadenza della potestà genitoriale che viene applicata soltanto in quei casi specifici. Quali sono i provvedimenti che possono essere applicati in 1933? L'allontanamento del genitore dal luogo di residenza del minore, delle prescrizioni ai genitori. Spesso le prescrizioni più comuni che vengono disposte nei confronti dei genitori riguardano quei genitori tossicodipendenti, ma spesso a questi genitori viene prescritto ovviamente di seguire un programma di recupero presso il SERP per monitorare il proprio stato e poter attivarsi e esercitare la capacità genitoriale nel modo possibile. Ci sono altri tipi di provvedimenti, un altro provvedimento importantissimo, quello di dare un incarico al servizio sociale di sostenere il minore con il familiare con un motivo di difficoltà. C'è poi la sospensione della potestà genitoriale e l'allontanamento, addirittura si arriva all'allontanamento del minore dalla famiglia. Questi provvedimenti sono revocabili non appena la situazione di opportunità viene meno. E c'è un passaggio e poi concludo. Fino adesso abbiamo parlato di provvedimenti disposti dal magistrato, quindi i guaglioremi 330 e 330. Il nostro legislatore ha previsto un caso, una fattispecie particolare, disciplinata per l'articolo 403. L'articolo 403 consente al pubblico militare di porre in essere provvedimenti che sono proprio del tribunale per i minorenni, e cioè quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, o quando è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure quando è cresciuto da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza hanno mostrato di essere incapaci a provvedere all'educazione del minore, la pubblica autorità ha messo degli organi preposti alla protezione dell'infanzia e per il nuovo risolto. Colloca il minore in un luogo sicuro. Attenti, non c'è nessun provvedimento dell'autorità giudiziaria. Questo è un provvedimento posto in essere dalla pubblica autorità. Non è un atto di giurisdizione, neanche volontario, ma amministrativo, perché promana la comunità amministrativa. E quali sono i soggetti che possono operare, possono porre in essere il controllo di questo 403 del codice civile? Abbiamo detto che la pubblica autorità. In tale nozione di pubblica autorità rientrano sia gli organi di polizia che quelli deputati all'assistenza e anche di servizi sociali. Il presupposto è indefettibile, è necessario questo presupposto, per l'applicazione del 403 è la situazione eccessiva. Il minore viene collocato in un ambiente protetto e questa collocazione nell'ambiente protetto, se collide con l'interesse del genitore, deve essere brevissima. Brevissimo che vuol dire? Brevissimo vuol dire che deve il tempo strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto alla comunità giudiziaria. Perché è vero che il sindaco, i servizi sociali, la pubblica autorità possono predisporre l'applicazione di questo articolo, ma dopo deve essere valutato ovviamente dal procuratore della Repubblica e dal tribunale per i minorenni. Quindi il compito dei servizi sociali territoriali che è determinante nell'ambito del 403 è quello di attuare immediatamente la collocazione del minore, di segnalare però con urgenza al pubblico ministero quanto avvenuto per la decisione qua del tribunale del minore. L'intervento deve essere il più possibile, dice il legislatore, limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l'integrità psicofisica del minore e, concludendo, perché abbiamo pochissimo tempo, se no potrei dilungarmi e vi annoierei molto su questo argomento, anche se interessante, l'osservazione sul 403 tecnica è questa. Il 403 prescrive una deroga a tutto il sistema della tutela dei minori, perché è sempre il magistrato che interviene, i servizi sociali ovviamente, in questo caso invece non è il magistrato, ma è la pubblica autorità che interviene all'inizio. Due ultime considerazioni su questo, ed è relativa a coloro che pongono in essere questo, il controllo del 403, e chi sono? Spesso sono gli operatori del servizio. Chi è il responsabile di questo 403 e di quello che succede a seguito di questa applicazione? L'operatore del servizio può ritenere in piena autonomia sia di mantenere la misura eccezionale, perché è una misura eccezionale, così la definisce il legislatore, è eccezionale perché non formata da un magistrato,
provare la convenienza, questo è eccezionale. Dicevo che possono gli operatori con piena autonomia mantenere la misura eccezionale o far rientrare il minore in famiglia, ma la responsabilità e la conseguenza di eventuali abusi di questa procedura ricade in sé interamente nei confronti dell'operatore e dei servizi sociali. Perché? Perché i servizi sociali, in questo senso, o meglio la pubblica autorità, non sta eseguendo un provvedimento del magistrato, disposto dal magistrato, ma sta applicando il 403 e sta esercitando un'autonoma scelta tecnico-professionale. Quindi sarà lui il responsabile. Detto questo, mi permetto di rappresentarvi, è singolare, per questo ve lo voglio segnalare, un provvedimento ex articolo 403, si può dire perché è un provvedimento tra virgolette positivo, questa volta il 403 è stato utilizzato in senso, direi, in senso più piacevole, nel senso più piacevole del termine, e c'è un comune qui vicino, il comune di San Benedetto del Tronto, per dire come si usa il 403 e quante sfumature di applicazione hanno. San Benedetto del Tronto, che è un comune qui vicino a noi, e viene detenuto dalla polizia, dai carabinieri, un minore di 16 anni di nazionalità senegalese. E che cosa è stato fatto dal Comune di San Benedetto, o meglio dal sindaco di San Benedetto, in applicazione, utilizzando l'articolo 403? Invece di custodirlo, di collocarlo in una casa famiglia, i servizi sociali del Comune di San Benedetto hanno individuato una famiglia senegalese a San Benedetto. E grazie all'articolo 403 si è riuscito a inserire questo minore all'interno di questa famiglia. Ve lo segnalo perché è il primo caso di affidamento a San Benedetto del Tronto, viene definito affidamento omoculturale, è un inserimento di un minore straniero in un nucleo familiare appartenente alla stessa etnia. Ve ho evidenziato questo e ve l'ho segnalato questa applicazione 403 perché è singolare e per farvi apprezzare che il 403 può essere utilizzato anche in questo senso, anche per questi. Detto questo, non posso dilungarmi, qui c'è il moderatore che ogni tanto mi guarda e io lo osservo, vorrei fare insieme a voi un'osservazione. A fianco al moderatore c'è il signor Yuri D'Angelo. Chi è il signor Yuri D'Angelo? È il papà di un bambino. E questo bambino 20 giorni fa è stato portato, è stato prelevato da mamma, era in una casa famiglia, ed è stato portato in Grecia. Perché è stato portato in Grecia? Perché era stato contestato al signor Vidangelo un illecito trasferimento del minore dalla Grecia in Italia. Quello che voglio rappresentarvi è che io credo che l'Italia debba avere un approccio diverso, il nostro Stato deve avere un approccio diverso in relazione alle convenzioni, perché questo formalismo giuridico che ha determinato l'allontanamento di questo minore in Italia non è altro che il concetto di residenza abituale, è stato recepito dal nostro Stato con una legge di ratifica sicché si implicita dalla convenzione dell'AIA. Mentre cosa è accaduto negli altri Stati che hanno recepito la convenzione dell'AIA? Hanno imposto attraverso loro, modificando la legge, attraverso la legge identifica, hanno imposto che nei loro paesi, qualora un tribunale per i minorenni decida il rientro del minore nello stato richiesto, il papà del minore che ha subito la sottrazione può rivolgersi di nuovo al giudice del merito, cioè può rivolgersi o al tribunale per i minorenni per fargli esaminare questa posizione oppure alla Corte d'Appello in sede legale, cosa che in Italia non può accadere. Cioè, da noi è inammissibile, una volta che ha deciso il Tribunale dei minorenni, rientrare nel merito della vicenda e riproporre a un giudice del merito quello che è successo per far valutare la sentenza di dovere di provvedimento che è stato emesso dal Tribunale dei minorenni. Ed è un problema gravissimo, perché noi adesso siamo obbligati ad andare in Cassazione. Il dottor Messon, che mi sta ascoltando, sa benissimo che faremo questo ricorso per Cassazione, ma è soltanto un rimedio formale, e sappiamo benissimo che anche se la Cassazione dovesse darci ragione a annullare il provvedimento di rientro, avremmo grosse difficoltà a far rientrare il minore. Se me lo consentite, in 5 minuti, dottore, darei la possibilità al sindaco di rappresentarvi questa esperienza brevemente e perché il bambino è stato sottoscritto. Grazie.